Ciao, qui li prendi e questo è Optimus Prime, o per i nostalgici italiani Commander, dalla serie Transformers, prodotto da Hasbro nel 1984 e distribuito in Italia con un sorprendente ritardo di diversi anni da GIG. Ora è conosciuto come Optimus Prime G1 o Generation 1, ma in realtà quando è nato era solamente Optimus Prime senza altri fronzoli, semplicemente perché escludo che quando fu concepito alla Hasbro potessero immaginare che 32 anni dopo ancora diverse versioni dello stesso personaggio si potessero trovare nei negozi di giocattoli. Questa è la sua scatola originale e purtroppo non è in splendida forma, ma è ancora molto bello guardarla. Ci sono diverse foto del giocattolo incluso, qua ne vediamo modalità di gioco differenti e quassù sulla parte alta ci sono foto di stadi diversi della sua trasformazione. Mentre qua sul retro c'è uno splendido disegno, eccolo qui, dove vediamo tutti i Transformers che lottano nello spazio e alcuni dettagli sono interessanti, come il fatto che Megatron non sia altro che un piccolo pupazzetto laggiù lontano. Come mai? Beh, semplicemente perché quando questo giocattolo e quando questa scatola fu concepita, il grosso dei personaggi e dell'universo dei Transformers non era ancora stato inventato. Troviamo anche qui un interessante grafico sulle capacità del nostro protagonista Optimus Prime e dentro la scatola era incluso un pezzo di plastica rossa trasparente per aiutarci a tradurre questo grafico. Interessante. E troviamo anche una breve biografia di Optimus Prime, semplicemente perché quando questo giocattolo uscì, nessuno sapeva chi fossero i Transformers. Per dirla tutta, questo giocattolo non era una creazione originale Hasbro. In realtà tutti i primi Transformers erano solamente versioni modificate e rimarchiate di giocattoli giapponesi preesistenti e provenienti da linee diverse di giocattoli. In particolare il leader degli Autobot era nato come Battle Convoy, dalla serie Car Robot dei Diaclone, prodotto da Takara nel 1983. I Diaclone erano una linea di piccolissimi personaggi con braccia e gambe articolate, il busto in metallo e delle piccole calamite sotto i piedi. E per questi pupazzetti la Takara aveva preparato un'ampia gamma di veicoli e playset sensazionali, motorizzati e trasformabili e con tante funzioni legate a quelle calamite. La sottoserie Car Robot era completamente innovativa, creata dal genio del team creativo formato da Hiroyuki Obara, Shoji Kawamori e Kojin Ono, dove veicoli e automobili che esistevano nella vita vera potevano trasformarsi in giganteschi robot pilotati da esseri umani. In seguito la maggior parte di questi veicoli sono poi diventati Transformers. Si tratta di giocattoli sensazionali, con molte parti in metallo, parti cromate e pneumatici in gomma. L'Hasbro aveva solamente visto l'enorme potenziale di questa linea. Dunque Hasbro riunì tutti questi splendidi giocattoli giapponesi ed assunse le leggende del fumetto Jim Shooter e Dennis O'Neill affinché inventassero una storia per i Transformers, e fu proprio Dennis O'Neill stesso ad inventare il nome Optimus Prime. La modalità veicolo per Optimus Prime è un camion White Freightliner degli anni 70. Ed è un modellino molto ben fatto, con parti in metallo, parti cromate e pneumatici in gomma. Corre benissimo ed è anche piuttosto pesante. Dal momento che questo era veramente uno dei primissimi giocattoli della linea Transformers e la linea stessa di giocattoli doveva ancora stabilizzarsi, ne esistono un'infinità di varianti, con piccolissime differenze. Fondamentalmente l'idea è che Hasbro apportò sempre più modifiche partendo dall'originale giapponese nel tempo, perciò possiamo riconoscere le diverse varianti di Optimus Prime G1 da quanto fossero ancora simili all'originale Battle Convoy giapponese. Da vicino vediamo che si tratta di un modellino molto ben fatto e ricco di dettagli. Il nostro in realtà è un po' giocato, perciò le figurine sono un po' un pasticcio, ma le parti cromate sono ancora in ottime condizioni. Possiamo ancora aprire la cabina di Optimus Prime e vediamo che all'interno ci sono due sedili per due piloti Diaclone, che però la Hasbro aveva completamente rimosso dalla serie di giocattoli. Negli anni sono state fatte diverse riedizioni di questo giocattolo e possiamo riconoscerle perché gli hanno accorciato i tubi di scappamento qua dietro, che nell'originale, cioè quello che ho in mano, erano molto più lunghi. Inoltre anche diversi tarocchi sono saltati fuori negli ultimi anni e li possiamo riconoscere perché hanno delle sagome diverse qua sul paraurti frontale, cambiano i perni delle ruote e anche un po' queste forme sulle porte. E in generale la qualità di produzione del tarocco non è assolutamente la stessa con cui era stato prodotto il giocattolo originale. La trasformazione è molto semplice. Prima di tutto possiamo abbassare le gambe e ruotare i piedi verso l'alto. Ora ci occupiamo delle braccia.
prendiamo gli avambracci e li ruotiamo verso l'esterno. Facciamo scorrere la parte dalle braccia un pochino all'indietro e in seguito lo ruotiamo verso l'esterno. Ora anche dall'altra parte, stessa cosa, prima indietro e poi verso l'esterno. Come ultima cosa, rivoltiamo la testa verso l'alto, ecco qui. L'ultimo passaggio sarà incastrare i pugni nei forellini sui polsi. Ed ecco Optimus Prime in modalità robot. È un pupazzone sui 6 pollici, forse anche qualcosa di più, e ci sono diversi punti di articolazione. Infatti, possiamo muovere le sue braccia in avanti e indietro. Possiamo piegare e raddrizzare i gomiti e possiamo anche farli ruotare da un lato e dall'altro. E inoltre possiamo piegare le ginocchia, che non è male. Questo è il famosissimo faccione di Optimus Prime, che è bellissimo, probabilmente il motivo principale per cui lui sia diventato così popolare. Per Optimus Prime come robot troviamo un accessorio, che è naturalmente il suo fucile laser, eccolo qui. C'è un perno di plastica qua sotto che può essere inserito nei pugni di Optimus Prime, ma purtroppo solo per una porzione piccolissima. Lo infiliamo, ma infatti più tardi la Hasbro uscì con dei pugni modificati che avevano della plastica in più verso l'alto che ci permetteva di inserire il fucile per una porzione maggiore, facendoglielo impugnare meglio. Ed ecco qua il leader degli Autobot. E finalmente ecco il rimorchio, che può essere attaccato alla motrice con un semplice sistema a perno e buco, e questo è il buchino qua sotto. Potete vedere dei rimorchi simili a questo, che però hanno una serie di buchini sulle fiancate. Beh, quelli sono i rimorchi più vecchi, le primissime versioni di rimorchio di Optimus Prime. Il motivo è che il giocattolo originale giapponese, il Battle Convoy, aveva all'interno delle lamine di metallo che erano attaccate al resto del corpo proprio grazie a quei buchini. In seguito Hasbro ha rimosso le parti in metallo e di conseguenza anche i buchini di supporto. Qua sul retro possiamo abbassare la rampa per permettere ad un altro Autobot di salire o di scendere. Molto bello, ma in realtà possiamo ancora trasformare tutto il rimorchio. Per trasformarlo dobbiamo semplicemente allargare questi supporti sui lati. Questo è uno e qui troviamo l'altro. Qua nella parte posteriore abbassiamo la rampa e apriamo tutto quanto. E voilà! Molto bello, all'interno ci sono un sacco di figurine. Le più grandi sono queste qua sui lati, e qui è dove il giocattolo originale giapponese aveva le lamine di metallo, dove avremmo potuto attaccare le piccole calamite sotto i piedini dei piloti Diaclon. In realtà anche le altre figurine ci rivelano monitor e postazioni di controllo per i nostri piloti Diaclon, che però non sono stati inclusi. Per dirla tutta, era evidente in questo giocattolo che mancasse qualcosa, perché erano ancora presenti tutti i sedili e le postazioni per i piccoli pilotini. Infatti ne vediamo una qua su questo lato, un'altra e su quest'altro fianco, ecco qui un altro sedile, e soprattutto questa bellissima cabina qua su può essere aperta e all'interno c'è un altro sedile per un piccolo pilota, veramente bello. All'interno del rimorchio troviamo anche il famoso roller, eccolo qua. È un piccolo veicolo tutto fatto in plastica con 6 ruote che girano. Questo è blu, ma esistono delle versioni di Optimus Prime con il roller fatto in plastica grigia. E di nuovo all'interno, guardate, ci sono ben 4 sedili per piloti Diaclon. Ora, roller ci porterà a vedere la prima funzione del rimorchio. Dunque, dobbiamo mettere il roller qua sopra e spingerlo bene indietro fino a sentire clic, voilà. Qua dietro c'è un pulsante e quando premiamo il pulsante roller viene sparato via. È carino, ma in realtà nel giocattolo giapponese originale la molla era molto più forte. Il lanciatore aveva una forma diversa e roller non aveva questi perni nella parte posteriore. Possiamo estendere il braccino nero che regge questa cabina blu. È un po' duro in questo giocattolo, ma si riesce ancora a farlo. Ecco qui. E vediamo che ai lati della nostra cabina troviamo 2 braccine articolate. Una è questo, che è in plastica metallizzata, voilà, lo portiamo in alto, lo distendiamo e c'è persino una pinzetta flessile sulla punta, molto bello. Qua dall'altro lato invece abbiamo una specie di disco radar che si ripiega, allora lo alziamo e girando questa rotellina lui si muoverà da un lato e dall'altro. Erano inclusi alcuni piccoli accessori.
troviamo una pistola per saldatore nera con il tubo di gomma e questa struttura di supporto sempre nera. Questo perno può essere inserito in diversi fori qua e là per il playset. Ne abbiamo due proprio laggiù alla base. Allora inseriamola per esempio in questo foro qua. Voilà. Inoltre l'Hasbro aveva incluso 4 missili per i cannoni qua sopra. Ecco i missili. Tuttavia il giocattolo uscì nel 1984, quando l'industria giocattolifera aveva ancora fresco e vivo il ricordo di un triste incidente della fine degli anni 70 che aveva a che fare con i cannoni a molla. Perciò Hasbro indebolì le molle del giocattolo originale. Il risultato è che questi cannoni sono ancora in grado di sparare, ma il loro lancio è piuttosto deboluccio. Infine possiamo mettere tutto il rimorchio in posizione verticale ed otterremo una base per il nostro Optimus Prime in versione robot. Eccolo qua. E naturalmente possiamo sempre immaginare che questo braccio meccanico stia aggiustando alcuni danni sul robot. Beh, bello. Beh, eccolo qui, il primissimo Optimus Prime, il leader degli Autobot. È un giocattolo bellissimo e non è difficile capire come mai sia ancora così popolare. Purtroppo non abbiamo l'originale giapponese, il Battle Convoy, ma è un giocattolo incredibilmente costoso. Come al solito, se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto, condividete, iscrivetevi. Ciao!